nostre cerimonie iniziano sempre con l'alzabandiera. Alpini, attenti! Alza bandiera! Il signor Magnani, siamo Magnani Enrico, classe 1922, ex sindaco di Morazzone, avrà l'onore di scoprire il cibo degli alpini. Alpini, attenti!
pace di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel corso di quest'anno scolastico, noi alunni di Quinta abbiamo compiuto un viaggio particolare che ci ha portato a conoscere la cruda realtà della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto luoghi, armi e battaglie, ma la cosa che più ha riempito il nostro cuore sono stati gli uomini, non persone lontane, ma i nostri concittadini. Nomi che abbiamo letto sulle lapidi commemorative da sempre e che ora per noi sono un po' come amici. Ecco perché al termine di questo percorso abbiamo deciso di salutarli così. Caro Milite, che vita hai avuto? Non l'avremmo mai immaginato. Quanta sofferenza hai provato nel lasciare la tua casa e la tua famiglia, ma quanto orgoglio avevi nel cuore perché andavi a difendere e salvare la tua patria. Non riusciamo bene a capire l'enorme paura che avevi mentre combattevi in trincea. Chissà che terrore nel sentire le urla dei soldati che soffrivano accanto a te e nel sentire i colpi dei fucili e dei cannoni che risuonavano nelle tue orecchie. Chissà quante lacrime hai versato sperando di restare vivo un altro giorno, pregando di non morire in quella battaglia. Chissà quanta morte hai visto intorno a te, chissà quanta fame hai patito in questi 3 anni e quanti amici hai perso sul campo. Chissà che senso di colpa ti stringeva il cuore per aver ucciso soldati nemici, che in realtà erano solo ragazzi come te, con gli stessi sogni, le stesse speranze e la stessa grande paura, la guerra. Abbiamo capito che la guerra porta disperazione e distruzione a tutti, soldati e civili, che non è mai una scelta libera e che da essa non esce nessun vincitore. Noi non ti conoscevamo, non sapevamo nulla di te, nel tuo nome, nel tuo volto, ma alla fine del nostro percorso ti sentiamo più vicino. Sei il nostro amico, il nostro fratello, il nostro compagno e possiamo quasi chiamarti per nome. Ora non sei più ignoto per noi. Un applauso ai nostri bambini. Bravi, bravi. Bravi ragazzi. E complimenti al corpo insegnante, perché ha dato la possibilità di poter fare il concorso sul Milite non più ignoto. Grazie al corpo insegnante. Buongiorno a tutti. Voglio salutare e ringraziare per la loro presenza le autorità religiose, civili e militari. Un particolare saluto al vicepresidente Severino Bassanesi e ai consiglieri sezionali, ai nostri alfieri, alle associazioni Dharma e Non, a tutti i presenti che rendono importante questa manifestazione. Qualche mese fa il nostro attuale segretario Luigi Vanoni ha trovato l'amico Giorgio Bernasconi, scultore per hobby, che gli ha proposto di scolpirci un cippo agli alpini di Morazzone. Vagliata la proposta, il consiglio del gruppo ha deciso di dare seguito al progetto. Con questa cerimonia coroniamo un sogno: avere anche a Morazzone un cippo che ricordi i nostri alpini viventi e quelli che sono andati avanti. Come notate, è stato installato un pennone con la bandiera che oggi viene consegnato alla comunità e agli alpini di Morazzone avranno cura che la bandiera italiana sventoli sempre. Gradita presenza sono anche gli alunni della scuola primaria e secondaria di Morazzone che hanno letto dei brani inseriti nel lavoro che hanno aderito all'iniziativa indetta dall'Associazione Nazionale Alpini denominata Il Milite Non Più Ignoto, riguardante la ricerca sui monumenti e i caduti di Morazzone durante il primo conflitto mondiale. Ora è d'obbligo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare quest'opera. Parto dal signor sindaco, l'onorevole Matteo Bianchi, e all'amministrazione comunale di Morazzone che ci ha messo a disposizione l'area dove sistemare il cippo, lo scultore Giorgio Bernasconi, il progettista Giuseppe Albinati, il curatore artistico alpino Luigi Vanoni, la ditta Edil per il trasporto, l'impresa Edile Pasinato Massimo per la messa in opera, Gigi Costa per i fiori. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Viva l'Italia, viva gli alpini. Grazie Gianni per il tuo intervento. La parola adesso all'onorevole Bianchi. Prego, onorevole. Grazie. Posso essere scortato dalle due ragazze delle scuole medie che ancora non hanno letto il loro lavoro. Prego.
Vediamo se il microfono funziona. Però voce alta. Tante sono le lettere che i soldati durante la prima guerra hanno inviato dal fronte. Ne abbiamo scelte due, a ricordo di tutti quelli che hanno combattuto per un'Italia unita. Un'Italia che non fosse solo un nome geografico, ma una nazione. Mentre avanziamo per la pianura, il giorno 9 settembre, l'artiglieria nemica ci prende di mira e in pochi momenti comincia lo sterminio. Povero il mio battaglione. Le palle cadono come la pioggia e non abbiamo nessuna difesa. La morte mi gira d'attorno. Una granata scoppiata a due passi mi gettò in là di altri 10. Mi rialzai un po' malconcio, ma fortunatamente senza alcun male. Il comandante della mia compagnia alza la voce con un grido. Si salvi chi può. Povero lui. Forse sarà stato il suo ultimo grido, poiché da quel giorno non lo vidi più. Quando venni a sapere che era caduto, mi dispiacque poiché con noi italiani era buono, essendo pure lui italiano. Cari genitori, scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei rimorso se non dedicassi a voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Fra 5 ore qui sarà un inferno. Fremerà la terra. S'oscurerà il cielo. Una densa caligine coprirà ogni cosa e rombi e boati risuoneranno tra questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo sento in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso. Piove. Vorrei dirvi tante cose. Tante. Ma voi ve le immaginate. Vi amo tutti. Tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere. Ma non posso. Il mio cieco destino non vuole. Che devo dire? Mi manca la parola. No, no, non è paura. Io non ho paura. Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare da un'anima buona, non piangete. Siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto in guerra non è mai morto. Il mio nome resti scolpito nell'animo dei miei fratelli. A voi, babbo e mamma, un bacio. Un bacio solo che dica tutto il mio affetto. Sacra la religione dei morti. Siate buoni. Il mio spirito sarà con voi sempre. Un bacio ardente d'affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. Grazie ragazzi, grazie alla sezione degli Alpini di Morazzone, grazie a tutti gli intervenuti questa mattina. Ritengo molto importante ai nostri tempi, ai giorni d'oggi, la vicinanza tra i nostri ragazzi e le associazioni d'arma e coloro che hanno potuto vivere, seppur fortunatamente non in tempi di guerra, la maggior parte dei qui presenti, la vita militare, la vita d'arma, che è un qualche cosa che a tanti ha trasmesso dei valori, i valori della tradizione, i valori della dedizione, i valori della disciplina, qualcosa che in una società molto dinamica, duttile e impersonale spesso purtroppo vengono a mancare. Quindi l'invito che faccio a tutte le associazioni d'arma, in special modo gli alpini e i bersaglieri che rappresentano le sezioni di Morazzone, è quello di trasmettere questi valori alle nuove generazioni e ai giovani, di cogliere gli insegnamenti che arrivano da queste persone. Grazie mille. A Severino Bassanesi, vicepresidente della sezione di Varese. Severino. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui a condividere questo momento significativo per la nostra associazione. Vi porto naturalmente i saluti del presidente che ci chiede di avere un po' di pazienza, come tutti sapete ha avuto qualche problema di salute e adesso sta facendo la convalescenza. È difficile dire qualcosa di diverso, mi ha molto colpito l'intervento fatto dai ragazzi, molto profondo e anche con un pathos elevato, soprattutto quando si parla di lettere che arrivano dal fronte. Avete fatto uno stupendo lavoro e vi ringrazio a nome dell'associazione perché riuscite a trasmettere delle emozioni forti
e vi ringrazio per questo. Ringrazio il gruppo di Morazzone che con tenacia ha perseguito l'obiettivo di fare un monumento ai caduti, perché con questo cippo trasmette molto dell'alpinità, molti valori. Vediamo lo stemma dell'associazione che nasce per ricordare i caduti e tra l'altro il suo slogan, e mi riallaccio a quanto dice il Don, è onorare i morti ma aiutando i vivi, quindi questo è lo scopo della nostra associazione. Ragazzi, e concludo, siate fieri di quelle bandiere che avete in mano, di appartenere all'Italia, di esserne il futuro e veniteci a trovare. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. Vai. Non vorrei che la dovessi.